La ringrazio, signor Presidente, un cordiale segno di saluto ai colleghi presenti, in particolare all'onorevole Presidente del Consiglio e ai ministri di governo e rappresentanti di governo. Ieri alla Camera dei Deputati l'onorevole Presidente del Consiglio ha parlato di dignità. Più Italia in Europa in condizioni di pari dignità con gli Stati membri, come si conviene a una grande nazione fondatrice. Ecco, questo concetto di dignità che riguarda i nostri rapporti internazionali, la posizione dell'Italia in Europa e dell'Italia nel mondo, penso debba aprire una riflessione anche sulla dignità all'interno del nostro paese. La dignità fra di noi. Certo, io sono un parlamentare di recente nomina e vedo una grande passione, una grande motivazione e una profonda preparazione, nonostante quello che è la vulgata di una classe politica che tante volte non viene apprezzata per quello che deve essere. Ma parlo di dignità in tutti i sensi, perché la dignità è innanzitutto un architrave dell'articolo 11 della Costituzione italiana, che pone la dignità quale condizione per aderire a organizzazioni internazionali o sovranazionali e di conseguenza è una condizione fondamentale della nostra appartenenza all'Unione Europea. E parlo anche di dignità nel senso di quello che è il prossimo Consiglio europeo, di quello che è il ruolo del Presidente del Consiglio italiano, andando a Bruxelles domani e dopodomani per affermare gli interessi nazionali e per porsi in un percorso europeo di integrazione di valori condivisi dalla società italiana da molti decenni e che sono essenzialmente valori frutto di una cultura politica conservatrice, liberale e cattolica, evidenziata dai grandi nomi di giganti come Gaetano Martino e Alcide De Gasperi. Ora, se questo è il senso di un ricordo ed un richiamo alla dignità, questa dignità deve valere per i nostri rapporti con l'Ucraina, ma deve valere anche nella considerazione di quelle che sono le cose che ho sentito dire in alcuni ultimi interventi, che addebitano all'azione di governo e alla posizione del partito di maggioranza, alle posizioni politiche del partito di maggioranza, alcune cose avvenute durante la lotta contro la pandemia e che continua purtroppo ad affliggerci, cose che sono avvenute e che non sono certo degne di un paese regolato dallo Stato di diritto. Ad esempio quello di impedire alla Corte dei Conti, con una norma emanata in grande fretta da un precedente Presidente del Consiglio, di evitare indagini e sanzioni per l'utilizzo di certi materiali, ad esempio banchi con rotelle, mascherine, gazebi e cose di questo tipo, i gazebi con le primule. Ed è stata posta questa censura legislativa contro un'azione della magistratura amministrativa che doveva portare trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica e doveva dimostrare a Bruxelles e a tutti i paesi partner di che pasta realmente siamo fatti e di che pasta è fatta il paese, di persone serie, oneste e che lavorano. Questo è il primo punto. Ma il secondo punto sulla dignità credo debba essere quello dei nostri rapporti con l'Ucraina. E qui si collega anche un altro tema, sempre di governi precedenti, ma voglio guardare al futuro, ma accenniamo soltanto en passant, il rapporto con la Cina e con la Russia. Il memorandum of understanding con la Cina, quando si giravano immagini sul web di un pubblico italiano osannante per forniture finte, per di più fatte a nostro pagamento, gabbando addirittura i malati che ricorrevano a queste forniture. E nei confronti dell'Ucraina è stato chiesto: ma che cos'è il vostro piano di pace? Continuate a mandare armi? Qual è il punto d'arrivo? Qual è?
le armi sono state mandate quando gli ucraini dovevano difendersi, adesso non devono più difendersi. Perché? Non si sa. Segnalo, forse qualcuno dovrebbe rivederlo, ripassarlo. Io ogni tanto ci ritorno su questi testi di diritto internazionale, che l'Ucraina sta subendo atti genocidari. Atti genocidari perché i bombardamenti, l'eliminazione dell'energia elettrica da quel paese, il bombardamento delle risorse agricole, delle risorse alimentari, il bombardamento dei civili, la separazione dei bambini dalle loro famiglie, il trasferimento forzato di centinaia di migliaia di ucraini, di tatari, dalla Crimea, dal Donbass e da altre regioni, sono tutti elementi che rientrano come un identikit nei ognuno dei 5 punti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio. Sono ripresi in quello che sta facendo oggi la Federazione Russa in Ucraina. E vorremmo finire completamente, alzare le mani, dire che siamo, tenere lo status quo, che questo deve avvenire. La guerra con l'Ucraina è una guerra contro l'Europa. Lo vediamo con l'arma dell'energia, lo vediamo con l'arma alimentare, lo vediamo in altri contesti, con la propaganda e con quello che sta avvenendo ad ampio raggio. Ecco, volevo semplicemente fare questi collegamenti col discorso della dignità, perché mi sembra fondamentale. E il terzo punto, sempre sulla dignità, è il senso di giustizia. Giustizia alle vittime. Dare la speranza a un popolo che deve essere risarcito, che potrà essere risarcito e che i responsabili di queste atrocità verranno perseguite. Che la memoria della giustizia è lunga e a un certo punto arriva. Lo abbiamo visto in processi importantissimi di giurisdizione internazionale, abbiamo visto una Corte Penale Internazionale che funziona e gli europei hanno mandato dei team di assistenza al Procuratore Generale della Corte Penale Internazionale, abbiamo visto che c'è un'iniziativa sostenuta da tutti i parlamenti, ne sono stato io stesso testimone, da tutti i parlamenti dell'Unione Europea per l'istituzione di un Tribunale Internazionale Speciale. E vediamo anche che c'è un principio di giurisdizione universale che viene sempre più affermato dagli Stati membri. Ecco, su questi temi io sono convinto, e lo sono portando anche la voce, avendo l'onore di portare la voce del gruppo di Fratelli d'Italia, che le opportunità del Presidente del Consiglio domani e dopodomani a Bruxelles saranno colte in pieno, come ha detto alla Camera. L'asse, l'arco del Mediterraneo allargato, l'arco dei Balcani, abbiamo parlato dell'Ucraina, dei rapporti transatlantici, dei rapporti con la Russia, dei rapporti con la Cina, delle situazioni più problematiche, sono tutti temi nei quali la Presidente Meloni ha avuto modo di esprimersi e di attrarre consensi e, vorrei dire, senza piaggeria, ammirazione. Al G7, al G20, all'UE, a Tirana, negli incontri bilaterali e via dicendo. Quindi piena fiducia nei confronti di questo lavoro straordinario che afferma la dignità di un paese che guarda avanti e che vuole raccogliere non soltanto per il gusto di avere consenso, ma il gusto di fare cose difficili e far capire ai nostri partners che noi ci siamo per lavorare seriamente per lo sviluppo, la stabilità, l'affermazione dei diritti umani e dello Stato di diritto al di sopra di ogni altra cosa. Grazie.